Buon pomeriggio. È ospite del CEDAD il dottor Marco Vittori. Per chi si occupa di microscopia elettronica non ha bisogno di presentazioni. Ha ricoperto numerosissime cariche nella sua lunga carriera scientifica, è stato membro di numerosi organi consultivi scientifici e di comitati organizzatori. Ha organizzato congressi e scuole nel campo della scienza dei materiali e della microscopia elettronica, sia nazionali che internazionali. È stato ricercatore in scienza dei materiali e microscopia elettronica all'Università di Bologna e successivamente ricercatore in scienza dei materiali e group leader all'Enea. Sempre in Enea è stato responsabile dell'unità tecnica tecnologie dei materiali e responsabile della divisione materiali compositi e nanostrutturati. È stato membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Microscopia Elettronica, presidente della Società Italiana di Microscopia Elettronica e membro del board della European Society for Microscopy, membro del consiglio direttivo di Nanotech AIRI, l'Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, membro della giunta del distretto aerospaziale Puglia e membro del board della piattaforma tecnologica UMAT. Attualmente è presidente dell'associazione Nano Italy e amministratore delegato della società Nanosh. Nel seminario il dottor Vittori ci illustrerà le prime fasi di sviluppo della microscopia elettronica in trasmissione, mettendo in relazione l'evoluzione tecnica dello strumento nel quadro dello sviluppo generale della società. Il seminario riporterà alcuni approfondimenti sugli aspetti storici dello sviluppo della microscopia sia in Europa che nel nostro paese. Il titolo del seminario è Evolution of Spatial Resolution Capabilities and Contrast Techniques in the First Period of the Electron Microscopy Development. Prego. Grazie Lucio, grazie professor Calcagnile. Il puntatore. Come prima cosa, chi ha organizzato questo seminario ha sentito di tornare in questo luogo a me caro e salutare e trovare tanti cari amici. Quello che cercherò di raccontare in questo breve seminario è come è nata la microscopia elettronica, come talvolta i percorsi per arrivare alle soluzioni tecnologiche vincenti sono complessi, cercando anche, se è possibile, di ricostruire il pensiero degli attori principali, cioè qual è stata l'evoluzione del pensiero delle persone. In questo senso gli aspetti relativi alla gestione del contrasto e all'evoluzione della risoluzione spaziale dei microscopi giocano un ruolo molto importante. Nell'ultima fase racconterò i primi 10-15 anni della microscopia elettronica in Italia, a grandi tappe ovviamente, e mettendo in luce cosa che è successo in Italia, e devo dire che in questa ricerca che Lucio mi ha stimolato ho trovato cose che non conoscevo, quindi ho trovato cose nuove che sono successe nel nostro paese e che vi stupiranno in qualche modo. Andiamo avanti, cominciamo, e tutta la storia nasce nel 1873, quando Ernst Abbe per la prima volta riuscì a sviluppare una teoria fisico-matematica, quindi a descrivere in termini matematici la formazione dell'immagine da parte di una lente. E che c'era un problema fisico insuperabile, che la risoluzione di un qualunque sistema che utilizzasse lenti per formare un'immagine era limitata dalla lunghezza d'onda della radiazione utilizzata. Siccome la radiazione visibile ha una lunghezza d'onda che è nel range del mezzo micron, roughly speaking, direbbe un anglosassone, la risoluzione non può andare molto al di là del decimo di micron. E questo non è legato alla tecnologia dello strumento, non è superabile costruendo lenti migliori o facendo macchine più complesse. È un limite fisico. E la cosa è dovuta... Investiamo un secondo per spiegarla, in una maniera perché poi ci è utile per capire i discorsi successivi. Quello che succede, se prendiamo l'oggetto più semplice del mondo, che è un reticolo di diffrazione, quindi un oggetto in cui spazi vuoti sono alternati a spazi pieni, che per effetto dell'interferenza fra le onde diffuse dai singoli punti nel campione, la radiazione viene diffusa solo in alcune direzioni che sono descritte da questa legge, che non è altro, per chi fa cristallografia, che è la legge di Bragg. Quindi
l'interazione fra un fascio di luce piana e monocromatica e un campione crea un encoding. L'informazione spaziale del campione viene tradotta in angoli di scattering. Più piccola è la spaziatura a cui siamo interessati e più grande è l'angolo di scattering. È evidente che siccome l'apertura della lente è finita, una parte dell'informazione viene scatterata ad angoli che sono più alti di quelli che la lente riesce ad accogliere e quindi questa informazione non potrà ritrovarsi nell'immagine che si forma dall'altra parte della lente. Quindi è persa e non c'è verso. O meglio, c'è un verso, c'è una sola possibilità, che è quella di ridurre la lunghezza d'onda. Se riduco la lunghezza d'onda, gli angoli di scattering diminuiscono e quindi informazione più fine può essere catturata dalla lente. Ma noi sappiamo che la luce visibile, quella per cui abbiamo tutti gli strumenti, ha un range molto limitato. Verso le corte lunghezze d'onda ci sono gli ultravioletti per i quali non siamo capaci di fare le lenti. Non abbiamo i materiali per fare le lenti, quindi proseguire sulla scala della radiazione elettromagnetica non era pensabile. E questo, signori miei, ha messo tutti in stand-by, perché voglio dire, tutto lo sviluppo della microscopia ottica che sembrava endless, invece è stato fermato da questa cosa. Giusto un attimo per ricordare come in termini matematici questo significa che l'interazione fra un'onda piana e il preparato dà origine a una funzione complessa e la lente non fa altro che operare una trasformata di Fourier di questa funzione che si forma nel piano focale posteriore della lente medesima e un'altra trasformata di Fourier riforma un'immagine invertita ed ingrandita nel piano immagine del sistema ottico. Questo ci servirà perché poi appunto è di importanza fondamentale per lo sviluppo delle lenti, per la gestione delle lenti, di qualunque natura queste siano. Quindi, come dicevo, l'unica maniera per migliorare la risoluzione è usare una lunghezza d'onda più corta in maniera che gli angoli di scattering si riducono. Come si diceva, tutto questo non ha portato a nulla e siamo rimasti in stand-by per 50 anni fino a quando un signore, Louis de Broglie, sulla base di semplici analogie fra i fotoni e le particelle della luce, ipotizzò un comportamento ondulatorio delle piccole particelle ad alta velocità, di cui fu in grado di calcolare la lunghezza d'onda tramite questa relazione. E si vede che elettroni, per esempio in questo caso, con energia dell'ordine di 100 kV, hanno delle lunghezze d'onda dell'ordine dei centesimi di angstrom, rispetto al mezzo micron della radiazione luminosa della luce. Quindi è chiaro che questo nuova onda, nuovo oggetto ondulatorio, che avendo una lunghezza d'onda può dare origine a quegli effetti di interferenza che sono al limite e che sono alla base della formazione dell'immagine in una lente. Quindi se si trova una lente adatta, gli elettroni possono essere usati per formare un'immagine. Questa ipotesi fu subito verificata sperimentalmente, sia negli Stati Uniti da Davison, che lavorava con Germer, pubblicato con Germer, ma il premio Nobel è il professor Davison, quindi io non so perché Germer fu escluso da questo piacere, insieme con George Paget Thompson, che non è altro che il figlio di J.J. Thompson, quello che aveva scoperto l'elettrone, i quali hanno fatto banalmente un esperimento di diffrazione. Hanno dimostrato che c'era il fenomeno di interferenza anche con gli elettroni. Essendo lunghezze d'onda molto piccole, quello che hanno usato è stato un cristallo come reticolo di diffrazione. Quindi Davison e Germer hanno fatto un esperimento a bassa energia in riflessione su una faccia di un cristallo di nickel e hanno visto che al variare, fissato l'angolo di scattering, al variare dell'energia degli elettroni si verificavano dei picchi in corrispondenza delle lunghezze d'onda per le quali era soddisfatta la legge di Bragg. L'esperimento di Thompson è molto più interessante per chi fa microscopia e l'ha fatta successivamente, perché è stato un esperimento in trasmissione. Thompson si occupava di scattering di atomi, lui aveva questa macchina
con la quale generava fasci di elio e vedeva come i fasci di elio venivano diffusi dai vari gas. Ha semplicemente invertito la polarità, perché vuol dire il cannone non è altro che una scarica in un gas. Quindi ha invertito la polarità e anziché far uscire un fascetto di ioni da questo buchetto, ha fatto uscire un fascetto di elettroni. E lui racconta nella sua lecture, quando ha preso il premio Nobel, che lui aveva un tecnico mostruoso in laboratorio che è riuscito con i mezzi di allora a preparargli delle lamine abbastanza sottili da poter essere osservate in trasmissione con questo tipo di oggetto a energie dell'ordine di qualche decina di kilovolt. Queste sono le foto che lui ha pubblicato, questa è sulla cellulosa e questo è su un foglio di platino. E lui riporta in questo articolo che, guardando bene in altre foto che però non pubblica, questo anello è sdoppiato dimostrando che è il doppietto 111200, tipico dei cubici a facce centrate. Quindi ha dimostrato la diffrazione. Questo è il disegno originale di Thomson con il fascetto che arriva, un oggetto periodico e il fascio che viene diffratto, esattamente come ci si aspettava della luce. Quindi un punto per superare il limite di Hubble l'abbiamo trovato. Ah, questa è carina, è una hanno preso il premio Nobel, e il padre l'ha preso per avere dimostrato che gli elettroni sono particelle e il figlio per avere dimostrato che gli elettroni sono onde. Quindi è una cosettina abbastanza carina. Il secondo serve per costruire uno strumento e avere delle lenti. E voglio dire, già fin dai tempi antichi, quindi fin dall'inizio del Novecento, ci sono dei lavori anche alla fine dell'Ottocento, in cui la gente che si occupava di scariche nei gas, di tubi a raggi catodici, quindi voglio dire la gente che seguiva gli esperimenti di Thomson, di Röntgen, quindi tutti quegli esperimenti che hanno dato origine agli effetti dell'interazione di particelle accelerate con il gas, usavano questa sorta di bobina per concentrare meglio il loro fascetto. E un'analisi seria fu fatta da Bush in quegli anni, intorno al 27-28, come vedete, che fece i conti della traiettoria di un elettrone in un campo magnetico e dimostrò che quello che serve per focalizzare gli elettroni non è tanto il campo costante che sta all'interno del solenoide, quanto il campo di fuga che c'è alla fine della bobina. E quindi dimostrò che era necessario prendere questo solenoide lungo e portarlo a essere un solenoide corto, in maniera da massimizzare l'effetto, ad avere un forte campo di fuga, anche con una corrente limitata. E quindi anche questo punto c'era. Quindi alla fine del 27 c'erano tutti gli strumenti per poter costruire un microscopio elettronico. C'era una radiazione con lunghezza d'onda corta in grado di superare i limiti di Hubble, c'erano i fenomeni di interferenza dimostrati e c'era la possibilità di costruire le lenti. Tutti questi tubi a raggi catodici avevano dei cannoni che sparavano elettroni, quindi la sorgente già c'era. Erano scariche nel gas, non erano molto performanti, però l'oggetto c'era. Quindi a questo punto ci si è posti il problema di realizzare questo oggetto. E qui interviene il grande Giorgio Melli, che di questa cosa si era interessato, perché, come vedremo, la microscopia elettronica non è figlia della meccanica quantistica, che per noi giovani fisici degli anni 60 e 70 è stata una pugnalata in mezzo al cuore. Cioè, noi pensavamo che la microscopia elettronica fosse una diretta conseguenza della scoperta del dualismo onda-corpuscolo dell'elettrone. Invece non fu così. Giorgio studiò questo problema nel 78 con vantaggi e svantaggi rispetto alla situazione di oggi. Il vantaggio è che molti dei protagonisti erano ancora vivi e quindi è stato uno scambio epistolare diretto. Giorgio scrisse a Ruska per chiedergli come stavano le cose. Però non c'era internet, quindi la documentazione era molto più difficile da recuperare rispetto a quella che c'è oggi. Comunque, voglio dire, la base di quello che vi racconterò prende molto spunto da questo articolo che, voglio dire, è
governato da Giorgio, ma io non, vorrei non dimenticare né Franco Missieroli né Morandi, che è casualmente il padre di Vittorio, che è qua presente in questa stanza. E in questo articolo si chiarisce molto bene come c'è stato il rifiuto da parte della comunità scientifica di costruire un microscopio elettronico. Cioè De Broglie propose a un suo studente che si chiamava Leo Slizzard di costruire un microscopio, e Leo Slizzard interpellò Dennis Gabor, che in quel periodo stava lavorando alla AEG, alla Siemens a Berlino, per costruire gli oscillografi ad alta tensione, di cui parleremo fra un attimo. E Gabor, quando è stato chiamato all'ottavo congresso a Canberra di microscopia elettronica a fare la lecture generale, raccontò questa cosa. Adesso lì appunto cambiano le cose, Giorgio c'era andato, questo congresso aveva i volumi, adesso non è facile trovarli, per cui noi pigliamo quello che disse lui. E il problema che individuarono i soggetti che venivano, diciamo, dalla componente fisica della ottica degli elettroni, quindi De Broglie, Slizzard, Gabor, eccetera, arrivarono alla conclusione che un microscopio si poteva fare, non era neanche difficile, ma che non serviva a niente. Che non serviva a niente perché il microscopio doveva operare sotto vuoto e quindi la materia biologica vivente non poteva essere messa dentro il microscopio. E anche se l'avessero messo, la energia depositata dal fascio sarebbe stata così grande da bruciare tutto e distruggere il campione senza avere la possibilità di osservarlo. Quindi, voglio dire, ci misero una croce sopra e lasciarono perdere. In questo, probabilmente, non ci fu molta attenzione a cosa funzionava con gli elettroni e con gli elettroni. Ci fu una banale analogia fra la microscopia ottica e un'eventuale microscopia elettronica. In microscopia ottica, come viene fuori questa modulazione della funzione d'onda all'uscita del campione? Viene fuori da un assorbimento, che se il fascio è policromatico può anche essere selettivo. Poi questa funzione viene trasformata di Fourier dalla lente e dà origine alla figura di diffrazione. Allora è chiaro che se il contrasto si genera per assorbimento, io sostituisco un elettrone che ha un'energia dell'ordine dell'elettronvolt con un oggetto che ha 100 kV, brucio tutto, cioè do fuoco anche al tungsteno. E quindi è chiaro che se tu la vedi in quest'ottica la cosa non può funzionare. E la realtà è differente. La realtà è che gli elettroni non vengono assorbiti. Gli elettroni subiscono eventi di scattering elastico e di scattering anelastico. L'energia che deriva nel campione è molto più bassa di quella legata a un assorbimento risonante come quello che avviene per la luce in un oggetto. E molto spesso, in tanti casi, noi facciamo i conti nell'ipotesi di scattering solamente elastico. Se lo scattering è solamente elastico, l'energia depositata è zero. Quindi non bruci niente, non scaldi niente. Ma evidentemente non ci pensavano allora a questo fatto. E questa cosa si ritrova nei primi 15 anni di storia della microscopia. Cioè il fatto che la gente non ha pensato molto a quello che succedeva quando il fascio dell'elettrone andava sul campione. Si andava per analogia con quello che succedeva nel microscopio ottico. Quindi se in microscopia ottica quello che succede è che a fronte di un'onda piana sotto c'è un'onda modulata in ampiezza, nel caso degli elettroni c'ho elettroni che hanno direzioni diverse, che in termini ottici cosa significa? Che c'è un'onda modulata in fase, ma l'ampiezza è costante. Per cui, quando vado a fare il modulo quadro di questo oggetto, ottengo rigorosamente 1. Quindi, voglio dire, se guardo gli elettroni con attenzione, ho due problemi. Uno, che quello che si pensava non è vero, cioè che debba bruciare qualsiasi oggetto. Secondo, se non mi invento un trucco, non vedo niente. Mentre invece qui il contrasto è generato direttamente dalla interazione della luce con il campione. Qui devo trovare un modo per trasformare un contrasto di fase in contrasto di ampiezza, se no non ho nessuna possibilità di vederlo. Va bene, difatti che cosa si fa?
Oggi lo sappiamo, lo facciamo in tutti i microscopi con estrema tranquillità. Metto un diaframma nel piano focale della lente. Questo fa sì che solo gli elettroni non diffusi passino attraverso quel diaframma e dove ho delle zone in cui la massa, la densità è più alta o lo spessore è più alto, un maggior numero di elettroni viene scatterato fuori dal fascio, viene intercettato dall'apertura, per cui a questo corrisponde una zona nera. Questi sono nanotubi di carbonio e il resto è vuoto. Dove c'è il nanotubo, qualche elettrone viene scatterato via, dove c'è il vuoto, gli elettroni passano tutti e tutti vengono trasmessi dall'obiettivo. Quindi questo oggetto ha un ruolo fondamentale, estremamente critico, di cui non ci si è reso conto in quel periodo. Per quale motivo? Per questo, perché noi sappiamo che in microscopia, se noi vogliamo avere grande qualità dell'immagine, dobbiamo usare delle aperture grandi, l'ha dimostrato Hubble. Se io riduco l'apertura, peggioro la risoluzione. Ma in microscopia elettronica, se non metto un'apertura, non vedo niente. E quindi il management della situazione di filtraggio nel piano focale posteriore della lente diventa critico. E non tutti l'avevano capito. Quindi, in conclusione, quello che è successo, adesso andrò molto rapido perché se no non facciamo in tempo, quello che è successo è che la microscopia elettronica non è figlia della meccanica quantistica e delle equazioni di De Broglie, ma è figlia di uno sviluppo tecnologico che in quel periodo era fondamentale, cioè era lo sviluppo degli oscillografi ad alta tensione. Si stavano costruendo le grandi reti di distribuzione, arrivavano i fulmini sulle linee ad alta tensione, succedeva l'inferno e non sapevano come fare a capire quello che succedeva. Quindi l'idea era sviluppare degli oscillografi a alta tensione che fossero in grado di registrare degli eventi estremamente rapidi. Questo significava avere dei sistemi di focalizzazione del fascio e di elettroni dentro l'oscillografo che concentrasse il fascio in una macchia molto piccola e molto brillante, in maniera che anche se si muoveva rapidamente lasciava una traccia o sul fosforo o sulla pellicola fotografica. In questo senso giocava un grande ruolo il lavoro di Bush, che aveva calcolato le traiettorie e descritto la lente. Il problema è che Bush, quando andò a provare a verificare i suoi conti, non gli tornava niente, perché non riusciva ad avere un campo magnetico estremamente confinato. Il campo magnetico era estremamente broad, per cui lui le relazioni che aveva fra la corrente e la focale non gli tornavano mai. E quindi quello che fece Ruska come giovane studente all'Università Tecnica di Berlino, nel gruppo di Knoll che si occupava appunto di tecnologia dell'alta tensione, fu costruire una macchina che consentiva di sperimentare diversi tipi di bobine. Questa macchina era dotata con un oscillografo, che è questo, quindi una sorgente, una bobina e uno schermo. E la bobina, come vedete, è esterna rispetto alla colonna del vuoto e poteva essere sia cambiata che spostata lungo l'asse di questo oggetto. E lui si rese conto, variando, giocando con questo oggetto, variando la corrente in maniera da variare la focale, spostandola, che lui riusciva a formare un'immagine nitida del diaframma in uscita dal generatore di elettroni. E come dice lui stesso nella Nobel Dissertation, è che quella è stata probabilmente la prima immagine costituita da elettroni. A quel punto c'è stata un'innovazione molto forte, che è stata l'utilizzo dell'incamiciamento nel ferro delle bobine per focalizzare il campo magnetico, che viene discussa fra Ruska e Gabor, senza averne secondo me mai discusso fra di loro. Ma Ruska rivendica di averlo fatto lui e Gabor rivendica di averlo fatto lui senza che ci sia mai stata nessuna, quindi probabilmente l'hanno fatto entrambi in due laboratori diversi e con le comunicazioni di allora non c'è stata nessuna rivendicazione. Quindi, vabbè, questa la saltiamo, non importa. Quindi a questo punto Ruska, resosi conto che l'oggetto che lui aveva costruito, questa bobina corta, era una lente, ha voluto verificare se anche con gli elettroni c'era l'effetto della colonna. Cioè, se io metto due lenti una presso all'altra, uso il piano immagine della prima come piano oggetto della seconda, vedere se riesco a proiettare questo oggetto. Quindi costruì
un oggetto con due lenti. E in questo oggetto lui mise come campione una griglia qua e una griglia qua. E questo gli consentiva di valutare l'ingrandimento sia della prima lente che della seconda lente, che l'insieme delle due lenti. E questo è quello che è considerata la nascita del microscopio. Quindi questo è il primo oggetto che in maniera controllata con più di una lente ha formato un'immagine ingrandita di un oggetto. E queste sono le immagini che lui riporta nella Nobel Lecture, in cui c'è l'immagine delle due griglie sovrapposte, quella che stava qua e quella che stava qua, ovviamente a ingrandimento differente. A questo punto gli si è posto il problema di se è vero che un microscopio può ingrandire tanto perché ha una buona risoluzione, e devo anche ingrandire tanto. Però voi sapete che con la lente convergente il range in cui il sistema ingrandisce è soltanto quando l'oggetto sta fra la distanza focale e due volte la distanza focale. Quello è l'unico range di posizione in cui il sistema ingrandisce. Se l'oggetto è più lontano, la lente rimpicciolisce, no? E se è più vicino forma un'immagine virtuale e non reale. E poi però sappiamo che l'ingrandimento è semplicemente il rapporto della distanza fra l'oggetto e il coso. Quindi se la focale è lunga, anche se io metto il mio campione molto vicino al punto focale, devo andare a raccogliere l'immagine a un chilometro di distanza. Quindi se voglio avere 1000 ingrandimenti e ho 10 centimetri di focale, è evidente che l'immagine si forma a 100 metri. E quindi non era chiaramente fattibile questa cosa. Quindi qual era l'obiettivo per riuscire a fare dei microscopi? Fare delle lenti con focale corta. Cioè, oggi noi sappiamo che i nostri microscopi hanno una focale di qualche millimetro. E se vogliamo arrivare ai 10.000 ingrandimenti, quella è condizione sine qua non. Per cui, Ruska, e questo secondo me è veramente la cosa sulla quale lui ha dato un contributo importante, ha costruito la prima lente con i pezzi polari. Quindi oltre a mettere l'incamiciatura di ferro, ha messo anche un circuito magnetico aperto che concentrava il campo in una zona molto stretta, in maniera che con una corrente non troppo elevata riusciva ad avere una focale abbastanza corta. Con una focale abbastanza corta, mettendo il campione vicino al punto focale, riusciva con distanze decenti ad avere ingrandimenti importanti. E quindi costruì immediatamente un microscopio che aveva tre lenti. Una lente che serviva per fare lo shaping del fascio, per illuminare il campione, la lente obiettivo e la lente di proiezione. Con questo lui ottenne questi risultati in cui, come vedete, gli ingrandimenti vanno sopra a quelli canonici del microscopio ottico, e con il quale quindi ottenne questi ottimi risultati. Se andate a leggere quello che scriveva Hillier in quel periodo, Hillier era il ragazzo che ha costruito il microscopio a Ottawa e che poi ha dato origine alla filiera RCA, quindi a tutti i microscopi americani. E lui parla delle immagini di Ruska come delle immagini inguardabili. Usa il termine badly out of focus. Cioè erano delle immagini indegne e lui evidentemente pensava di averle meglio. E la ragione è questa. Se tu ti prendi questa cosa che sempre ha scritto Ruska, nel 1932 questi si resero conto che avevano fatto un microscopio e che qui e gli è arrivato fra capo e collo De Broglie. Il problema è che non era vero che gli elettroni erano particelle piccole piccole, ma erano onde anche in questo caso. E quindi il limite di diffrazione c'era ancora. E quindi fecero i conti con le lunghezze onde di De Broglie, per vedere quanto gli veniva fuori di risoluzione. E gli è venuto fuori qualche angstrom, quindi gli è andata bene. Ma guardate qua, cioè loro usano un'apertura dell'ordine di 2x10^2 radianti, che per quanto la focale fosse lunga, gli dà origine a un limite di risoluzione di 2x2 angstrom. Quindi era quello che nei microscopi nostri oggi sarebbe un diaframma ad alta risoluzione, un diaframma in cui tutti gli spot sono compresi dentro. E quindi un diaframma che non genera contrasto. Questo è il motivo per cui era badly out of focus. E cioè oggi noi usiamo aperture per fare
contrasto di diffrazione o contrasto di scattering, che sono, un ordine, che sono quasi una diversa più piccola. Ok? Quindi, probabilmente quello che loro hanno visto era semplicemente un effetto dell'aberrazione cromatica, dove il campione era più spesso, la perdita di energia media nel campione era più grande, e l'aberrazione cromatica sparapacchiava tutta l'intensità su un'area più grande, quindi quella zona appariva fortemente fuori fuoco e quindi con un contrasto rispetto alle zone più sottili. E quindi tu capisci che, voglio dire, qualcuno che probabilmente per caso, secondo me senza averlo capito neanche lui, aveva montato un diaframma più piccolo, aveva una qualità dell'immagine molto migliore. Tenete presente che i diaframmi non erano regolabili dall'esterno. Il diaframma veniva messo e centrato meccanicamente sull'obiettivo quando costruivi il tuo prototipo. E noi sappiamo che se la focale sono 3 mm, un diaframma ragionevole per fare contrasto di diffrazione sono 10 micron. E in quegli anni fare un diaframma da 10 micron non era una cosa così banale. Quindi da una parte i diaframmi erano più grossi per motivi tecnologici perché non riuscivano a farli. E dall'altra parte ognuno usava il suo, cioè quello che aveva avuto il meccanico un po' più bravo che gli faceva il diaframma un po' più piccolino, metteva dentro quello. Quindi alcuni microscopi performavano bene, altri performavano male, senza che si capisse bene qual era il motivo per cui uno funzionava bene e l'altro funzionava male. Vabbè, questa la saltiamo. C'è questa storia che è abbastanza carina su come comincia la produzione industriale. Cioè, dopo il secondo microscopio, Ruska si rese conto che per fare un passo avanti ci voleva l'industria e misero in piedi tutto un ambaradam con il mentore di suo fratello, che era un medico che aveva lavorato con lui per tutti questi anni, e questi convinsero le aziende a mettere in piedi un progetto in questo senso. Le due aziende in ballo erano la Siemens di Berlino e la Zeiss di Jena. I ricercatori, gli universitari, proposero una joint venture che ovviamente le aziende rifiutarono, perché il mondo è sempre lo stesso, per cui Ruska con von Borries and Company si trasferirono alla Siemens, dove diedero origine alla produzione dei microscopi, e questo è il loro primo oggetto. Cioè, una cosina molto carina è che parallelamente c'era una comunità di fisici che faceva diffrazione ad elettroni, tranquillamente, con macchine dedicate, che se li guardate non sono molto diverse dal microscopio di Ruska. Ma non si parlavano, erano proprio due cose diverse. E nel 1936 Birch ebbe l'idea che si poteva andare a guardare con una lente apposta il piano focale posteriore dell'obiettivo e ritrovare il diagramma di diffrazione. Ma fino ai primi anni 50 l'RCA produceva due modelli dello stesso microscopio, uno per immagine e uno per diffrazione. Quindi, voglio dire, questa cosa che per noi è banale è stata invece un problema grosso per tanti anni, e la gente non l'ha realizzato. Vabbè, questa la saltiamo perché non abbiamo tempo. Alla fine si è arrivati a questo che è il primo microscopio moderno della storia, che è il Siemens Helmiscope 1, quello sul quale io ho imparato a fare microscopia, perché come si vede dai capelli sono ormai piuttosto vecchio, e che era un microscopio che aveva tutte le caratteristiche di un microscopio moderno. Ma vorrei spendere due minuti per farvi vedere come il mondo va avanti in maniera strana e non lineare. Cioè, negli anni 30 eravamo nella situazione in cui non avevamo capito il diaframma dove si metteva, che funzionava, cosa funzionava. E c'era gente che si era fatta i conti delle aberrazioni, che aveva deciso e proposto di correggere le aberrazioni delle lenti. E voglio dire, e c'è il lavoro di Scherzer, che è impressive, perché questo aveva fatto tutto, cioè aveva capito come funzionava, aveva detto: guardate, non c'è pezzo con una lente sferica, le aberrazioni ve le tenete, vi dico come si fa a correggerle, e i correttori di aberrazione non sono molto diversi da questi. Sapete perché sono entrati in funzione 50 anni dopo? Per problemi di allineamento. Da quando i computer sono stati in grado di allineare questo oggetto, fatto di lenti cilindriche e di cose strane, questo fu provato da Molnested negli anni 50,
C'è stata la proof of concept, cioè funzionava, andava bene, però non riusciva, non era performante. Il problema era che tu devi prendere 10 elementi elettrottici e allinearli con la risoluzione di un micron. E questo meccanicamente non era immaginabile in quegli anni. Quindi gli stessi progetti poi sono stati ripresi dai grandi dei correttori di aberrazione e tradotti in dispositivi nel momento in cui c'era un sistema automatico che ti consentiva di allineare l'oggetto. E un altro personaggino non banale era, cioè, sempre Scherzer, poi si è fatto i conti di come si fa a trasformare il contrasto di fase in contrasto di ampiezza, ha trovato le condizioni ottimali per farlo. Tenete presente che il Nobel per la microscopia ottica di fase è di 6-7 anni più tardi, cioè dei primi anni 50 il Nobel di Fritz per la microscopia ottica a contrasto di fase. Mentre, voglio dire, nel 49 Scherzer aveva già capito tutto. E gli aveva detto, guardate che io vi do la maniera di dare lo shift di fase giusto per fare alta risoluzione e ve lo faccio fare. Dall'altra parte, un altro soggettino che poi ha preso il Nobel qualche anno più tardi, aveva detto, dice, ma per quale motivo, visto che viene fuori una funzione d'onda indegna, lui parla qui di dire che la lente è qualcosa come una goccia d'acqua. Lui dice, ma se io raccolgo anche la fase e non solo l'ampiezza, poi sono in grado di correggerla otticamente e di recuperare l'informazione. E quindi si inventò quella che oggi noi chiamiamo on-axis holography, per raccogliere l'informazione, attraverso l'interferenza fra due onde, raccogliere l'informazione legata alla fase. Quindi da una parte gli ottici andavano avanti, dall'altra parte c'era la parte di costruzione delle macchine che risentiva dei limiti feroci di quell'epoca. Vi voglio soltanto fare vedere questo lavoro del 49, che è il primo lavoro serio su un materiale strutturale, che è stato fatto da Heidner, che stava alla Bell Telephone, e guardate soltanto l'indice di questo lavoro. Lui si è rifatto i conti di trasporto degli elettroni, perché quelli fatti da Bethe, le soluzioni erano brutte, non erano pratiche, si usavano male. No. Quindi ha fatto condizioni di diffrazione, condizioni a contorno, quindi teoria dinamica rifatta, lo stesso lavoro sul Journal of Applied Physics. Poi ha fatto una parte sperimentale in cui si è inventato come sottigliare i campioni col sistema jet, no? E poi alla fine ha dato un'occhiata a alluminio lavorato a freddo e alle leghe di alluminio rame, tirando fuori la diffrazione delle zone di Gigne-Preston. Quindi è una banalità, no? E questo è il primo lavoro in cui c'è un'analisi corretta del ruolo del diaframma, in cui lui si è reso conto che il contrasto, in questo caso tra vari grani, quindi era più l'orientazione che non la mass thickness che giocava, ma che il fatto che alcuni grani apparivano bianchi o apparivano neri era legato al fatto che lui col diaframma intercettava o meno alcuni fasci di frattano. Poi appunto si era fatto tutta la sua bella superficie di dispersione, l'effetto pendoloso, le frange di orientazione, come si fa a preparare un campione sottile da un metallo. Una banalità. Cioè uno ci dai due cattedre con solo questo lavoro. Va bene, andiamo avanti molto rapidamente. Queste cose non ve le racconto, ma stanno sul seminario e se uno le vuole vedere, se le trova. Ma perché volevo raccontare due cose carine di quello che è successo in Italia. In Italia la situazione è partita all'inizio degli anni 40 su due poli. Uno era l'Istituto Superiore di Sanità e l'altro era il Dipartimento di Fisica, allora Istituto di Fisica dell'Università di Bologna. E ci sono due bei lavori di rassegna, uno fatto da Gianfranco Donelli pubblicato sui quaderni dell'Istituto Superiore di Sanità e l'altro fatto da Valdrè, pubblicato nei libri di Peter Hawkes, che fanno la storia di questi primi anni. La cosa che nessuno sa, o che molto pochi sanno, che in Italia ci fu un progetto per costruire un microscopio elettronico. E fu un progetto di collaborazione fra una struttura pubblica e un'industria. La struttura pubblica era il Regio Istituto Sperimentale delle Comunicazioni, sezione Poste, Telegrafi e Telefoni, che mesi in piedi un progetto per costruire un microscopio in collaborazione con un'azienda.
spinto da questo professor Pession, che evidentemente contava molto perché qui sta al tavolo in cui Marconi ha acceso la statua del Cristo Redentore a Rio de Janeiro toccando il tasto, e uno di questi qua è il professor Pession, quindi è quello che ha preso la cattedra di Marconi al coso. Tenete presente che dietro a tutto questo c'è un interesse nascosto che nessuno dice e che è piuttosto importante, si chiama televisione. Cioè l'oggetto a raggi catodici che ha cambiato il mondo si chiama televisione. Quindi tutte queste cose hanno dietro un feeling in questa direzione. E questo è il microscopio costruito da Fagioli, col quale ha tirato fuori immagini che, se voi andate a guardare, sono molto simili a quelle che ha tirato fuori Lusca, non era molto diverso. E Fagioli fa un'analisi accuratissima del perché il suo microscopio non funzionava, dai problemi di vuoto, alle vibrazioni, alle stabilità sia dell'alta tensione che delle lenti. Quindi vuol dire, il know-how per costruire un microscopio in Italia c'era tutto. E non lo si è fatto. È carina anche la storia che è stata la Sanità. La Sanità comprò un microscopio nel 1942 e nel 1943, quando i tedeschi andarono via da Roma, requisirono la colonna con la scusa che il pagamento non era stato completo, ma perché in realtà era considerato materiale strategico. Se lo portarono via, il professor Trabacchi, che era il direttore del laboratorio di fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, e che era uno che ci capiva di queste cose, perché era quello che aveva costruito l'acceleratore ionico per Fermi, quindi vuol dire era uno che veniva da una scuola piuttosto robusta, riuscì a farsi lasciare il microscopio un paio di giorni e, vuol dire, fu tutto quotato e fu ricostruito immediatamente dopo, e nell'arco di 3-4 anni furono in grado di costruire questo oggetto, che ha funzionato per 10 anni. La cosa carina è che la camera fotografica in bronzo fu fatta fondendo un busto di Mussolini che era finito in uno scantinato per le mutate condizioni politiche. Ma questo per dirvi la difficoltà di reperire i materiali, cioè reperire tutti i materiali ferromagnetici per fare della dovuta purezza, per fare i pezzi polari, queste cose, è stata un'impresa disperata. C'è stata una esperienza industriale di cui non parliamo perché non abbiamo tempo, neanche di questo ne parliamo, mentre invece vi vorrei raccontare due parole, in questi ultimi due minuti, sul Dipartimento di Fisica di Bologna. Il tutto nasce quando nel 1947 diventa direttore d'istituto a fisica il professor Giorgio Valle. Il professor Giorgio Valle era un triestino nato nell'88, 1888 ovviamente, quindi cresciuto a Trieste, che aveva fatto l'università a Berlino, perché l'università a Trieste non c'era, è diventato italiano nel 1918, quindi lui era nato austriaco e cresciuto austriaco, e che quindi conosceva bene il tedesco. Allora non era banale, cioè tutti gli articoli di Ruskin erano tutti in tedesco, quindi se il tedesco non lo conosceva, poteva pure cantare in cinese e aveva difficoltà a saperlo. E Valle era interessato nelle scariche di gas. Interessa nelle scale di gas per che cosa? Come sorgenti di elettroni, sempre nell'ottica televisione di cui parlavamo prima. E lui scrisse un articolo pubblicato sulla situazione elettronica italiana nel 1933, quindi vuol dire i tempi in cui Ruska stava costruendo il microscopio, in cui lui descrive tutto, era tutto chiaro: lente magnetica, lente elettrostatica, il doppio strato con le cose, era tutto perfettamente chiaro. Lui vedeva l'obiettivo che lui vedeva del microscopio, era studiare la sorgente, la stabilità della sorgente, come si evolveva, come si faceva, per utilizzazione a lungo termine, ovviamente nell'ottica di una costruzione televisiva. Lui arrivò a Bologna come direttore del dipartimento e riuscì a organizzare un consorzio in cui stavano dentro la regione Emilia-Romagna, in cui stavano dentro le università, in cui stavano dentro il Lions, e a raccattare un po' di soldi per comprare un microscopio. Il rettore, che è Edoardo Volterra, lo ha appoggiato, per cui il ministero ha messo un tot di soldi, quindi 8 milioni di lire furono date dal ministero dal MIUR, diciamo. 2 milioni venivano dal consorzio dei membri del
del consorzio e altri 10 milioni venivano dalla sovrintendenza dei lavori pubblici per costruire gli edifici. Come vedete, l'Italia era sempre la stessa anche allora, metà e metà fra strumentazione e opere civili. Costruirono questo oggetto andò avanti, fecero la gara e la scelta era fra tre strumenti, in cui loro comprarono il peggiore per questione di soldi, perché gli altri costavano tanto. C'è una cosa molto carina che il professor Trabacchi, che era il direttore del Dipartimento di Fisica dell'Istituto Superiore di Sanità, gli disse: guardate che quell'affare non funzionerà mai. Glielo disse in una lettera molto chiaramente a valle. Dice: non pigliate il CSF perché è un oggetto che non funziona. E propose anche di costruire una copia, un duplicato di quello che avevano sviluppato loro alla sanità attraverso questa società, la società anonima del radiofono. Non c'è traccia in nessun punto del microscopio fatto dal povero Fagioli alle poste telegrafi, che secondo me sarebbe stato anche una buona soluzione. Quindi questo oggetto fu acquistato, fu installato a Bologna, e la cosa che però è interessante che in Italia per i primi 20 anni la microscopia è cresciuta dove dei fisici lavoravano per dei biologi. L'Istituto di Sanità aveva un laboratorio di fisica, Trabacchi era un fisico, tutti i suoi erano dei fisici che operavano una macchina complessa e difficile. Nessuno aveva idea di problemi di materiali da poter analizzare, per cui i campioni venivano dal settore biomedico, e la stessa cosa era a Bologna. Questa era una macchina comprata da un consorzio, era una macchina di servizio che veniva gestita per conto di utenti terzi, da personale dell'Istituto di Fisica di Bologna. Quindi questo dà un'idea del perché in altri posti è stato così difficile fare partire la microscopia. Vabbè, ci sono altre cose che ci posso raccontare, voglio finire con due slide. Questa è una foto presa dal volume di Donelli sul primo congresso della Società Italiana di Microscopia Elettronica, tenuto alla Sanità nel 1957. Sono tutti biologi, a parte il professor Bozza che sta parlando, e qui si riconosce Ugo Valdrè con il suo collaboratore Antonio Grilli. Tutti gli altri sono medici e biologi. Poi il tempo passa e 30 anni dopo invece questa è stata una delle scuole che abbiamo fatto di microscopia in scienza dei materiali, in cui alcuni dei presenti qui in questa sala sono raffigurati, anche se con capelli di colore differente. Si trova qualche ministro e altre cose di questo genere. Io finisco qui e vi ringrazio molto per la vostra attenzione.